che andava scritto. Tutti i documenti importanti, quindi. Sì, aspetta. Tanto? Greco. No? No, io ho girato. Lo ieratico, quello che dite voi è questa qui, ve la faccio vedere, questa tipologia qui nel mezzo è praticamente la versione corsiva e quindi più semplice, più veloce del geroglifico. Noi però faremo questo. Enorme sul foglio. Questi piccolini invece vanno bene, ok? Allora, vedete i vostri pennelli? Non sono la prima classe, potevano andare nell'aldilà? No,
usiamo come una gruva e non con l'anima. C'è un oggetto preciso che l'aiuta ad andare nell'aldilà, lo sapete? Quello tipo, quella tipo, chiave. No, quello è il simbolo della vita, è un'altra cosa. Vedete com'è che vi faccio vedere? No, scusa, non ho capito la domanda. Allora, qual è l'oggetto che utilizzava l'anima per passare ad andare nell'aldilà? Ah, forse delle statuette. No? Adesso lo vediamo. L'anima passava attraverso questa porta che si trovava in un luogo chiamato cappella operaria. Era il posto dove venivano messe le offerte al defunto e dove si facevano le preghiere per i familiari. Cosa voleva che succedesse nell'aldilà? Che i familiari passassero. Per fare il coro. Sì. Per andare con lui. Esatto, immagino che volevamo dire tutti prima della stessa cosa. Per riunirsi nell'aldilà, per stare tutti insieme, tutti insegnava. Questo ne aveva uno solo, un solo sarcofago. Da qui usciva l'anima, andava nella porta che avevo visto prima e poteva andarsene tranquillamente dove voleva. Queste sono sempre le offerte di cibo che lui poteva mangiare nell'aldilà. Tu sei già nell'aldilà, cosa puoi guardare? Il mondo dei vini, esatto, dove eri prima, perfetto. Quindi questo serviva a guardare cosa dire un attimo. E guardava verso est, perché verso est? Benissimo, è sorge il sole. Per gli egiziani il sorgere del sole equivaleva al ciclo che fa la vita, cioè nasci, nasce il sole, tramonta, muori, rinasci nell'aldilà. Dici quello giallo a campanella? No, il panino lì, il panino. No, non è quello. No? Quelli quattro cerchi bianchi. I quattro cerchi bianchi, esatto. Quello è un esempio di quello. Sono delle altre fasce di geroglifici. Attenti, vedete? Sono sempre dei geroglifici. Poteva, sì. Calzabite. Statuette, vasi canopi. Quindi lui si era assicurato un al di là veramente praticamente chiuso e ermetico, poi non l'abbiamo fatto uscire, però in realtà era fatto apposta, i due sarcofagi non erano un'indicazione. Poi iniziavano a togliere tutto il peso. Benissimo. Benissimo. Poi ti mettevano degli oli, aspettavano che si asciugasse e poi ti coprivano con il tempo. E lo immergevano in cristallo, ok, quello fuori, sì, per conservarlo, e veniva il falco in questa versione del periodo tardo molto probabilmente a questa divinità che era praticamente un falco ma invece di essere solare come il Diorà era invece dell'ambito funerario molto probabilmente tagliato la gola perché aveva tante mogli, tanti figli, ognuno voleva il trono, insomma c'è stato un po' di caos. Una delle sue mogli, una delle sue spose secondarie con l'aiuto di alcuni dei sì, lui sì, suo figlio è durato abbastanza ma ha fatto una brutta fine purtroppo. Molti faraoni perché volevano tutti il trono. Quindi è stato assassinato. E' stato che servivano che ci mettevano dentro per attraversare l'aldilà perché ci siamo, stiamo arrivando esattamente a questa cosa. Questi si chiamano usciatti, che sono le statuine che diceva lui ti mettono nella tomba e servivano ad aiutarti nell'aldilà.